Accolto il ricorso del dottore Zummo, annullato il provvedimento disciplinare. Mogavero, non si può rimanere impassibili. Sono 82 i positivi allo screening straordinario di sabato e domenica. Pescatori in Libia, la gioia di mamma Rosetta nel sentire il figlio. Buongiorno e ben ritrovati amici telespettatori con una nuova edizione del TG8 Informazione. Un buon inizio settimana a voi tutti. E tre giovani trapanesi, due ventenni e un sedicenne, sono stati arrestati a Castellammare del Golfo dai carabinieri della stazione di Balata di Baita per furto di rame. Da alcuni giorni i militari della stazione avevano ricevuto la segnalazione di diversi furti di cavi elettrici all'interno di una cava di marmo. Così è iniziata un'attività di osservazione sul posto e nella notte tra venerdì e sabato è stata avvistata un'auto a girarsi nei pressi della cava, da cui sono usciti tre giovani armati di tronchese e hanno iniziato a tranciare i cavi elettrici. I carabinieri li hanno bloccati vicino all'auto, che inoltre è risultata già sotto sequestro amministrativo e dunque sono state elevate sanzioni anche ai sensi del codice della strada. I giovani sono stati tutti arrestati per il furto aggravato in concorso e a seguito del rito per direttissima i due maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne si trova presso il CPA di Palermo in attesa della prevista convalida da parte del Tribunale per i minorenni. E come vi abbiamo detto dai titoli, il dottor Claudio Zummo ha vinto il ricorso avverso il provvedimento disciplinare che gli era stato comminato lo scorso ottobre del 2019, allorquando ovviamente è rese al consigliere Randazzo, dopo apposita richiesta di accesso agli atti, la situazione debitoria di amministratori della città nel periodo 2014-2019. Il giudice, con la propria sentenza pubblicata lo scorso 11 novembre, stabilito che Zummo agì nel pieno delle sue funzioni e non commise nessun tipo di reato. Quindi il comune è stato condannato a 259 euro di multa per esborsi e 2.800 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali IVA e CPA. Quindi materialmente gli atti richiesti dal consigliere rientravano tra quelli che potevano essere oggetto di estensione ai consiglieri comunali. E inoltre l'istanza di accesso formulata, che concerneva la posizione debitoria di tutti gli amministratori, afferiva certamente all'ambito conoscitivo che un consigliere comunale aveva il compito di poter chiedere. Il fatto dunque contestato a Zummo non poteva assumere alcuna valenza disciplinare, non essendo imposto dalle norme invocate dall'amministrazione comunale né da altra norma della fattispecie applicabile. E adesso il capitolo sui migranti: l'Open Arms rimane davanti al porto di Trapani e in 250 sono stati trasbordati sulla nave Quarantena. E la nave, ormeggiata al largo della costa di Trapani, i migranti soccorsi nei giorni scorsi, compresi i superstiti del naufragio di mercoledì scorso, sono stati trasferiti sulla SNAV Adriatico per essere messi in quarantena. Complessivamente sono circa 250. Sulla Open Arms, ricordiamolo, c'erano anche purtroppo 5 cadaveri. Finisce l'Odissea, ha commentato la ONG spagnola, e la Libia viene lasciata alle spalle, che l'Europa adesso garantisca loro una vita libera e serena, quella che ciascun essere umano ha il diritto di vivere. E sull'argomento migranti è intervenuto anche il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero. Non si può rimanere impassibili davanti all'ennesima tragedia umana che si è consumata nel Mediterraneo, ha detto Mogavero. La Chiesa è al servizio di tutti, senza alcuna distinzione di razza. Ognuno di noi deve dare il meglio di sé e fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per il bene comune. Quanto detto, dicevamo, dal vescovo Mogavero nel corso della sua visita al comune di Marsala, dove è stato accolto dal neosindaco Massimo Grillo e dal presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano. Invito tutti a leggere l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, ha proseguito il vescovo, e ad essere vicini a quanti hanno bisogno e celebrare il Natale con sobrietà, nel segno della carità e del rispetto delle disposizioni anti-Covid 2019 del governo. Nessun uomo è un'isola, nessun uomo può e deve restare solo, ha sottolineato Mogavero. Nella condivisione, nell'umanesimo, nella solidarietà dobbiamo trovare il meglio di noi stessi. Ho paura però che stiamo perdendo quel pezzo di DNA che contraddistingue noi siciliani. E adesso, come ogni giorno, il capitolo dedicato al coronavirus. Nei due giorni di screening straordinario di sabato e domenica, aperto agli studenti delle scuole medie in provincia di Trapani, sono stati fatti oltre 22.000 tamponi e sono stati trovati 284 positivi al test rapido. Il servizio.
Si è conclusa con un netto successo in termini di numero di tamponi effettuati la due giorni dedicata allo screening degli studenti delle scuole medie della provincia di Trapani, che si è svolta sabato 14 e domenica 15 novembre. 22.000 i tamponi rinofaringei rapidi per la ricerca dell'antigene. 284 i casi riscontrati di positività al Covid-19, 58 operatori tra medici e infermieri delle squadre aziendali USCA coordinate da Mario Minore, responsabile dell'unità operativa gestione emergenza e urgenza territoriale dell'ASP di Trapani, sul campo tutti quanti impegnati con una campagna promossa dall'assessorato regionale alla salute con la collaborazione attiva delle istituzioni locali e di molte associazioni di volontariato. L'iniziativa, finalizzata alla popolazione scolastica delle scuole medie, ai familiari e al personale scolastico, si è svolta su base volontaria in modalità drive-in. I soggetti risultati positivi allo screening sono stati sottoposti a tampone molecolare come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva. Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Paolo Zappalà. Screening straordinario che si è svolto anche a Mazara del Vallo, nei pressi dell'area del Porto Nuovo. Su materialmente un numero complessivo di tamponi pari a 3.336 fra la giornata di sabato e quella di domenica, sono risultati positivi 82 persone. Il servizio con l'intervista al comandante Salvatore Coppolino. Sì, anche oggi si sta ripetendo l'esperienza del drive-in per dare a tutti i ragazzi delle scuole e non solo delle scuole medie, anche alla gente che vuol venire oggi a fare i tamponi per vedere un po' la situazione epidemiologica che c'è. Io ne approfitto per ringraziare l'ASP di questa iniziativa, tutte le associazioni di volontari di protezione civile che sono qui oggi con noi, che ci stanno dando una mano. E come potete ben vedere oggi c'è veramente una doppia affluenza della settimana scorsa. Questo fa ben capire che la gente ci comincia a credere e che un controllo serve, ma soprattutto servono chiaramente le due cose fondamentali, la mascherina e mantenere la distanza e gli assembramenti. E questo è l'invito che ne approfitto per dare, per dire soprattutto ai ragazzi: manteniamo le distanze, tenete la mascherina, perché altrimenti non ne usciamo. Guardi, il problema è molto serio, qui non si tratta di dover sanzionare la gente, qui il problema è far capire che siamo in una situazione abbastanza grave. Il signor sindaco ha fatto un'ordinanza in effetti che dà il senso dei numeri che abbiamo raggiunto a Mazara, per cui io invito la popolazione a rispettarla, perché noi saremo inflessibili, ma non è il problema della sanzione, ma per far capire che l'ordinanza è fatta a tutela della salute, e il sindaco non poteva fare diversamente, purtroppo, perché questi sono i numeri. I dati sono in aumento molto esponenziale, per cui non abbiamo dei dati che ci dicono che è il contrario, anzi ci fanno preoccupare, e allora dobbiamo adottare, e il sindaco giustamente ha adottato le misure che sono quelle che momentaneamente ha ritenuto opportuno prendere le iniziative. Ma se le cose dovessero andare ancora avanti e peggio, chiaramente, come ha già detto lui nell'intervista ieri sera, ci saranno altri provvedimenti molto più rigidi. Ed a proposito di numeri e di dati, rispetto a quelli che vi abbiamo appena comunicato, che riguardano lo screening straordinario, stamattina ci è giunta notizia che il dato ordinario sul numero dei positivi nella città di Mazara del Vallo, al netto di decessi e di negativizzazioni, è di 239. Ricordiamolo, questo numero si riferisce al numero degli attuali positivi in città e che non tiene conto degli 82 risultati positivi nel corso dello screening di sabato e domenica, 82 che dovranno adesso sottoporsi al tampone molecolare, che sicuramente verranno caricati nei dati delle ASP nel corso della settimana. Quindi ricordiamolo ancora una volta, ad oggi alle 10 di stamattina il dato su Mazara del Vallo è di 239 positivi. Su questo numero non è stato ancora inserito quello del dato dello screening straordinario. E sempre in materia di Covid, in Sicilia c'è almeno un Covid hotel per ogni provincia.
La Regione, infatti, è già in linea con le indicazioni provenienti dalla conferenza Stato-Regione, durante la quale è stato chiesto ai territori di attivare strutture non ospedaliere dedicate al coronavirus. Nell'isola c'è almeno un Covid hotel per ogni provincia. La Sicilia infatti è già in linea con le indicazioni provenienti dalla conferenza Stato-Regioni, ma prosegue nell'incremento delle residenze dedicate ai pazienti non gravi. Al momento sono oltre 500 i posti individuati negli alberghi predisposti in tutte le province siciliane, ai quali si aggiungono le altre residenze di assistenza per le cure a bassa complessità, facendo così lievitare i numeri a poco meno di 700. A questa programmazione già attiva si stanno aggiungendo altri siti. A breve, infatti, saranno a disposizione almeno un centinaio di posti distribuiti tra le aree del Palermitano e della provincia di Siracusa. Va ricordato infine che la Sicilia è stata tra le prime regioni d'Italia a dotarsi dei Covid hotel. La loro attivazione, come si ricorderà, risale già all'aprile scorso, quando, per far fronte alle necessità dei corregionali provenienti da oltre lo stretto, ma impossibilitati a essere ospitati nei propri domicili d'origine per evitare i contagi in famiglia, il governo Musumeci rese disponibili gli alberghi. Le stesse strutture in alcuni casi sono state adoperate per accogliere i migranti, i turisti e gli ospiti delle missioni di Biagio Conte a Palermo. Anche le residenze per le cure a bassa complessità sono una novità introdotta dalla Regione Siciliana nell'ambito della gestione dell'emergenza. Le prime sono state aperte oltre un mese fa in provincia di Palermo. E dallo scorso 1 settembre i nostri 18 marittimi si trovano a Bengasi in stato di fermo dopo che sono stati presi a largo circa 35 miglia a nord proprio della città di Bengasi intenti a pescare. Nei giorni scorsi, e ve ne abbiamo già dato notizia, una telefonata nella notte tra i marittimi e i familiari, una telefonata che ha indubbiamente portato un po' di sereno e rasserenato gli animi dei familiari. E proprio della telefonata ha parlato mamma Rosetta, la mamma di Pietro Marrone, che si trova il comandante di uno dei pescherecci e si trova a Bengasi. La gioia nel sentire la voce di mio figlio è stata immensa. Adesso voglio riabbracciarlo al più presto. Sono proprio le parole di Rosetta Ingargiola, madre di Piero Marrone. La donna ha detto di essere riuscita a parlare con il figlio durante la telefonata tra i pescatori e i loro familiari della notte scorsa. Ho ricevuto questa chiamata dalla Farnesina, ha detto mamma Rosetta, che mi ha detto che ero in collegamento e ho sentito la voce di mio figlio. Gli chiedevo come stai, ma lui era preoccupato per me. Mi ha detto: mamma, non sentirti male perché io ho solo te e devi stare tranquilla. Non ero io a dare forza a lui, ma era lui a dare forza a me. Mi ha detto che sta bene, ma io sono troppo preoccupata. Mi ha detto anche che li trattano bene, però non lo sentivo tanto tranquillo. La mamma ha poi aggiunto: i ministri ci hanno assicurato che li trattano bene e che loro stanno lavorando per liberarli. L'importante è che ce li rimandano a casa, perché se si continua così non ce la facciamo, e io specialmente. Gli aiuti ci sono stati, ha concluso mamma Rosetta, però vorremmo che si faccia in fretta perché ormai di tempo ne è passato abbastanza, e quindi anche noi ovviamente vorremmo si faccia il prima possibile affinché possano tornare a casa i nostri 18 marittimi. E andiamo avanti con il nostro TG. In Sicilia i titolari della concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Il governo Musumeci ha infatti trovato la copertura finanziaria. Adesso è una certezza. In Sicilia i titolari di una concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Il governo Musumeci ha infatti trovato la copertura finanziaria alla previsione contenuta nella legge di stabilità, una misura fortemente voluta dall'esecutivo di Palazzo d'Orléan per offrire ristoro ai gestori dei lidi balneari dell'isola. Si tratta di 3.000 esercenti che danno lavoro a 100.000 persone. Avevamo assunto questo impegno e adesso puntualmente lo onoriamo. E quanto ha detto l'assessore al territorio e ambiente Toto Cordaro, per il quale il sostegno a uno dei settori strategici per il turismo siciliano rappresenta un altro inequivocabile segnale di quanto in questo momento di grande e diffusa difficoltà sia alta l'attenzione del governo regionale, che resta vicino alle categorie produttive ed è costantemente impegnato a facilitare una ripresa economica a tutto campo. Le risorse stanziate ammontano complessivamente per l'anno 2020 a circa 10 milioni e mezzo di euro.
E stamattina il consigliere comunale di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo, ha presentato un'interrogazione al sindaco. È assurdo, ha detto il consigliere Randazzo, sapere che in una fase così delicata di emergenza sanitaria le ambulanze del 118 debbano recarsi a fine servizio nell'unico centro per la sanificazione sito a Trapani, lasciando i territori scoperti per ore, in quanto molte di esse, oggi oltre alle emergenze, vengono anche utilizzate per i trasferimenti in altri ospedali dai pazienti affetti da Covid-19. Per non parlare, ha detto sempre Randazzo, del notevole aggravio di costi per la sanità pubblica. A questo, dice sempre Randazzo, si aggiunge la lentezza della manutenzione dei mezzi ormai allo stremo. Mazara, per esempio, da giorni affronta l'emergenza con un'ambulanza in meno sulle due disponibili, a causa di un guasto ancora non risolto. Nell'interrogazione, il consigliere Randazzo chiede al sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, di attivarsi immediatamente con i sindaci delle città limitrofe per chiedere risposte adeguate all'assessorato regionale alla salute. E spostiamoci adesso a Castellammare, è stato presentato un progetto per un nuovo sistema di videosorveglianza per una maggiore sicurezza e più telecamere in centro, nelle zone balneari e in periferia. Un nuovo sistema di videosorveglianza per una maggiore sicurezza a Castellammare del Golfo, con più telecamere in centro, nelle zone balneari e in periferia. È il progetto che il Comune ha presentato tramite la Prefettura al Ministero dell'Interno nell'ambito di un avviso per la sicurezza urbana che prevede telecamere speed dom e lettore targhe per identificare i veicoli. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto di videosorveglianza via radio prevede un costo di circa 214.000 euro e il Comune si impegna a prevedere il 20% dei costi in caso di finanziamento, nonché la manutenzione dell'impianto per 5 anni dopo l'installazione. Per partecipare al bando ministeriale che prevede il potenziamento della videosorveglianza, il Comune ha siglato un patto per la sicurezza urbana con la Prefettura. Quindi il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale è stato analizzato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e poi inoltrato al Ministero, che dovrà adesso valutarlo per l'eventuale finanziamento. E Discovering Salemi sono 5 brevi spot che avranno come protagonista un gruppo di giovani travel blogger inglesi di Dream Beach Media e ANZ Creative. Gli episodi saranno pubblicati interamente su Instagram Reels e la nuova piattaforma del social americano dedicata ai video brevi. Gli shooting e le riprese hanno messo al centro del progetto la scoperta del castello arabo-normanno, i colori dei tramonti salemitani, tra le dolci colline della musica e due location di eccellenza quali Baglio Borgesati e Cuddura. Un esempio di storytelling rivolto ai giovani che vuole dare visibilità e risalto alla cittadinanza dell'entroterra, poco inserita tra i borghi più belli d'Italia. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG, io vi saluto, vi lascio la programmazione di Tele8 e vi do appuntamento alla nuova edizione del TG8 Informazione.